Buongiorno a tutti, siamo qui con Mister Zabena del San Sebastiano. Quest'oggi il quarto KO consecutivo per la tua squadra, arrivato contro il Carignano. Ti chiedo che partita è stata e sensazioni, un commento dopo questa sfida. È dura, nel senso che anche oggi, purtroppo come domenica scorsa, provi a fare la partita, anzi fai la partita e la fai secondo me anche bene. Commetti un errore. Gli abbiamo regalato il rigore, domenica scorsa abbiamo commesso un errore, gli abbiamo regalato gol su una ripartenza, purtroppo non sta girando, nel senso che commetti un errore a partita, un errore due, ti prendi il gol, purtroppo il risultato è questo, secondo me il risultato sbagliato perché abbiamo fatto secondo me una buona partita sotto il piano del gioco, abbiamo creato delle diverse occasioni da gol, ma la palla purtroppo non entra e appena commetti un errore viene subito castigato. Adesso mister, cosa serve per ripartire al San Sebastiano, per ritrovare serve punti? Serenità in questo momento, secondo me i ragazzi, non posso dirgli niente perché tutte le settimane si allenano bene, si stanno allenando bene, i ritmi sono belli alti anche negli allenamenti, il problema dobbiamo andare a migliorare su queste cose qua, che purtroppo in questa categoria e con questo campionato qua, appena commetti un minimo errore o appena commetti una leggerezza, in questo momento noi veniamo castigati. La classifica resta corta, ti chiedo adesso al San Sebastiano cosa serve per chiudere il 2024 in positivo in queste ultime partite. Serve sicuramente, ripeto, la serenità, come ho detto prima, perché ci vuole un attimino quello. Sicuramente 4 sconfitte consecutive sono tante, ma come ho detto prima, con la serenità e col lavoro, secondo me possiamo toglierci da questa situazione qua. Mister, il mercato ti porterà qualche rinforzo, ti porterà qualche cessione? Parleremo con la società, sicuramente ci troveremo in settimana, vedremo anche un attimino di analizzare un attimino questa partita qua. Vediamo se ci sono delle occasioni, altrimenti poi vediamo. Io sono convintissimo che la squadra che ho è una squadra forte, l'abbiamo dimostrato a inizio campionato, adesso è un periodo che non sta girando e sicuramente credo e dovrà girare per forza e vediamo. Mister, ti chiedo solo più questo, adesso che settimana vi aspetta, come preparerai la prossima sfida, anche visto questo KO? Sicuramente è una settimana tosta, perché 4 sconfitte consecutive sono tante. Questa settimana, martedì, ci siamo trovati con i ragazzi, abbiamo parlato, è stata una settimana tosta sotto il punto di vista mentale dei ragazzi, perché come ho detto prima, sono andati a lavorare veramente bene questa settimana. Secondo me stiamo lavorando bene, stiamo raccogliendo veramente, veramente poco. Questa settimana faremo lo stesso, si lavorerà sicuramente nei 3 giorni di allenamento e speriamo di iniziare a raccogliere qualcosa da domenica. Grazie mille, mister. Grazie a voi.